Salve, sono Germano di FG Web e oggi ho il piacere di parlarvi della piattaforma Digital Point che abbiamo realizzato. La piattaforma è accessibile ovviamente da tutti i dispositivi, è stata pensata per il mobile ma è ovviamente accessibile anche dal computer fisso e dal laptop. Per accedere basta andare sull'indirizzo www.digitalpointlogin.it. La schermata iniziale propone le tre icone delle tre associazioni che condividono la piattaforma. Per esempio, possiamo visitare la piattaforma dell'Azione Parkinson Abruzzo, che presenta nella home page le quattro sezioni principali del sito. Quindi c'è la sezione dove siamo, c'è la sezione info point, la sezione news. Le varie sezioni sono riportate anche all'interno delle altre pagine sotto forma di pulsanti più piccoli che restano, come vediamo, sempre fermi anche durante la navigazione. Questo è stato pensato espressamente per la versione mobile, ma è veramente molto intuitiva e semplice la navigazione. Cliccando su Info Point si apre il menu a tendina, che è completamente configurabile anche successivamente da parte di chi gestirà le tre associazioni. E possiamo visitare per esempio questa sezione mobilità e barriere architettoniche, dove ci sono tutta una serie di informazioni utili per gli utenti che possono, a seconda della propria area di appartenenza o a seconda dell'interesse, possono aprire le varie sezioni e avere tutta la documentazione informativa, gli allegati che abbiamo inserito all'interno dell'associazione, che sono scaricabili semplicemente con un click da parte dell'utente. Per esempio abbiamo anche la sezione dei diritti, abbiamo inserito una sezione dei diritti che serve a spiegare nel dettaglio qualsiasi punto, qualsiasi nodo utile per l'utente che si trovi ad affrontare una situazione di disagio, di malattia, l'utente ovviamente anche i propri familiari. Nella piattaforma abbiamo pensato di inserire una parte riservata che è accessibile agli utenti che siano registrati sul sito. Il sito ovviamente non conserva dati personali, in quanto non vengono chiesti all'atto della registrazione da parte dell'utente. Però in ogni caso l'utente deve accettare la privacy policy e la cookie policy europea e i termini e condizioni della piattaforma, che lo informano che qualsiasi documento venga caricato nella propria area riservata è assolutamente di sua responsabilità. Perché nell'area riservata l'utente ha la possibilità di caricare alcuni documenti o foto che sono accessibili e visibili solamente a lui. Per farlo ha bisogno di avere un account sul sito e, per esempio, io ho creato un account di prova e mi posso loggare dalla stessa sezione e vediamo che una volta che abbiamo effettuato l'account noi vediamo questa schermata che ci dice che abbiamo la possibilità di caricare dei documenti. Proviamo anche a caricarne qualcuno, per esempio questa immagine, clicchiamo su aggiorna e vediamo che l'immagine verrà caricata sul profilo, diciamo sulla parte riservata dell'utente. Ecco, abbiamo visto questa immagine che abbiamo caricato. Questo potrebbe essere utile per esempio per caricare delle scansioni di documenti, di certificati che l'utente così avrebbe sempre reperibili a portata di mano in qualsiasi parte del mondo si trovi. E questo è tutto per quanto riguarda la versione desktop. Comunque sembra abbastanza intuitiva e semplice da usare. E mentre per quanto riguarda la versione mobile,
come dicevamo, è accessibile da qualsiasi dispositivo, sia Apple che Android. E quindi basta, volendo, scansionare solamente il QR code che rimanda alla piattaforma Digital Point, in questo modo, semplicemente attivando la fotocamera, scansionando il codice, e vediamo che veniamo già rimandati nella home page della Digital Point, che è semplicemente formata da queste tre icone delle tre associazioni che si aprono dopo il caricamento dell'app. Come vediamo, ci viene chiesto di aggiungere l'app a home, diciamo scaricare l'app e aggiungerla nel proprio dispositivo, in modo che non si debba ogni volta digitare l'indirizzo, ma la si trova sotto forma di applicazione proprio nella schermata home del proprio telefono. Questo è molto utile e comodo per tutti gli utenti che utilizzano il sito da mobile. Ecco, vediamo che, per esempio, adesso andiamo nell'area riservata del sito, effettuiamo il login inserendo le credenziali in nostro possesso, che sono le stesse che abbiamo inserito prima nella parte desktop del sito, e vediamo che andiamo a ritrovare lo stesso file che abbiamo caricato prima da questo dispositivo. Spero di essere stato chiaro e che questo, e soprattutto che questa applicazione, che questo sistema possa semplificare la vita a tanti utenti che vivono una situazione di disagio. Grazie a tutti.